Le vacanze natalizie sono quel periodo dell'anno per eccellenza in cui litighiamo con amici e parenti per vincere i giochi di società. Uno su tutti è il Monopoli. Quanti di voi non hanno mai litigato per Parco della Vittoria? Comprare Parco della Vittoria è la strategia giusta per vincere? Scopriamolo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. In questo video vi spiegherò alcuni suggerimenti e alcune strategie per poter distruggere amici e parenti al Monopoli. La probabilità in questo gioco la fa da padrona. In particolare, tutte le strategie si basano sul fatto che c'è una casella che è la più visitata di tutte. Adesso mettete in pausa il video e commentate qui sotto qual è secondo voi la casella più visitata del tabellone del Monopoli. Io ve lo dico tra un secondo. Noi adesso cerchiamo di arrivare a capire quale sarà la casella più visitata e perché. Dobbiamo fare qualche passo indietro e partire dal primo turno. Tutti i giocatori al primo turno saranno sulla casella via e a turno dovranno lanciare due dadi per scoprire quale sarà la prossima casella su cui staranno. Lanciando due dadi io posso ottenere un numero che va da 2 a 12, ma non tutti i numeri sono equiprobabili. Esistono dei numeri che sono più probabili di altre perché si ottengono con più combinazioni. Per esempio, 1 e 12 si ottengono con una sola combinazione, 1 e 1. E 6 e 6. Non c'è altro modo di ottenere quel numero. Quindi è meno probabile che escano 1 o 12. È più probabile che escano quei numeri che hanno diverse combinazioni di uscita. Il numero più probabile che possa uscire è 7, perché si ottiene con diverse combinazioni. In particolare esistono 6 diverse combinazioni per ottenere il 7, mentre i secondi numeri più probabili saranno il 6 e l'8. Quindi le tre caselle più probabili saranno Imprevisti, Bastioni Gran Sasso e Monte Vesuvio, e poi via via le altre da 2 a 12. Se il gioco funzionasse semplicemente così, potremmo andare all'infinito e vedere tutti i turni che cosa succede ai giocatori. Alcune carte di imprevisti e probabilità complicano un po' le cose. Questo perché tra alcune carte di probabilità e alcune carte di imprevisti ci sono delle carte che vi riportano al via o vi portano in altri punti del tabellone e addirittura vi portano in prigione. Quindi già al primo turno vi potreste trovare in prigione pescando andate in prigione tramite o imprevisti o probabilità. La probabilità di capitare al primo turno in prigione tramite la carta probabilità è dello 0,175%, perché già finire sulla casella probabilità è improbabile, dato che la probabilità di finirci su quella casella è del 2,8%, e poi dovete pescare anche una carta, che è quella che vi porta in prigione, sulle 16 disponibili. Quindi è un evento raro, ma non è impossibile. Quindi bisogna tenere conto di tutte queste probabilità dovute a probabilità e imprevisti. Al secondo turno le cose dal punto di vista matematico si complicano e ci vengono in aiuto quelle che si chiamano le catene di Markov. Nelle catene di Markov si tiene conto solo dello stato in cui si è attualmente per capire dove ci troveremo allo stato successivo, tenendo conto solo delle probabilità di transizione, cioè della probabilità che io vada da una casella a un'altra, proprio quello che abbiamo fatto nel primo turno. Grazie a queste caselle di Markov, noi riusciamo a capire quali sono le caselle che saranno più visitate dai nostri giocatori. La prima è stata vista, che è la prigione. Sul perché sia la prigione ad essere più visitata, ci possiamo arrivare anche senza utilizzare le catene di Markov, perché esistono più combinazioni per andarci a finire dentro. Esiste la casella prigione, in cui passi senza finire effettivamente in prigione. Esiste la casella sul tabellone che ti porta direttamente in prigione. E quindi già è come se ci fossero due caselle che ti portano nello stesso punto, ma ci sono anche altri modi per andarci a finire dentro. Abbiamo detto tramite probabilità e imprevisti. Esiste anche un altro modo per finire in prigione. Se tirate due dadi e vi esce un numero doppio, dovete ritirare. Se vi escono tre volte consecutive due doppi, dovete andare a finire direttamente in prigione. Quindi esistono diversi modi per andarci a finire dentro e quindi di conseguenza è la casella più visitata. La seconda casella più visitata è il Largo Colombo, che ha anch'essa una carta che vi riporta in quella casella. Tra le caselle meno visitate ci saranno probabilità e imprevisti. Questo perché? Perché quando pescate una carta in imprevisti o in probabilità, c'è una probabilità non nulla di non rimanere in quella casella e quindi di spostarvi, quindi non rimanete un turno lì. Ci arrivate, pescate e andate a finire su un'altra casella. Tra le caselle meno visitate,
del Monopoli c'è il Viale dei Giardini, che è dello stesso set di Parco della Vittoria, che invece è una delle caselle più visitate. Quindi adesso abbiamo capito quali sono quelle più visitate. Adesso dobbiamo cercare di pensare ad una strategia per vincere. Dobbiamo arricchirci. Il nostro scopo è diventare più ricco degli altri. Quindi dobbiamo cercare di capire come monetizzare al meglio le nostre proprietà e quindi quali proprietà scegliere. Soffermiamoci un attimo sulle singole proprietà e poi pensiamo ai set. Perché? Sappiamo bene che senza aver acquisito tutto il set non possiamo edificare. Quindi cerchiamo di capire quali sono le proprietà più redditizie e poi a cercare di capire quali sono i set più redditizi. Le proprietà più redditizie sono ovviamente Parco della Vittoria, perché è vero che l'investimento è elevato, ma è una di quelle proprietà che ci permette di recuperare velocemente i soldi, perché abbiamo detto che le persone ci passano spesso. Però c'è un difetto, c'è un problema. Il Viale dei Giardini, che è il set che si deve acquistare per edificare sul Parco della Vittoria, è una delle caselle meno visitate del tabellone. Quindi avremo un investimento grande, perché avremo acquisito due set, per poi alla fine monetizzare solo su uno dei due. Quindi, primo suggerimento, se non avete soldi da buttare, non investite su quel set. Il set viola, dimenticatevelo. Sì, è vero, sarà problematico quando ci passerete sopra, ma per chi lo ha, non è così redditizio come sembra. Inutile dirvi che Vicolo Corto è una delle proprietà meno redditizie. È vero che l'investimento è poco, ma farete molta fatica a rientrare. Mentre, per quanto sia economico e Bastioni Gran Sasso, potrebbe essere un buon investimento all'inizio, perché vi fa recuperare velocemente i soldi. Una delle migliori piazze è Piazza Dante, che ha le migliori prestazioni di tutto il tabellone. E le ferrovie convengono? Allora, l'investimento iniziale è molto basso, quindi potrebbero sembrare accattivanti da un certo punto di vista, però vi fanno rendere poco, perché poi non ci potete edificare sopra, quindi non conviene alla lunga. Il rendimento di queste caselle è veramente basso. Adesso arriviamo finalmente a quali set devo comprare per vincere. La scelta di quali set dovete comprare per vincere dipende da quanti siete. Se siete uno versus uno, le strategie migliori sono quelle di comprare i set marroni e blu. Se invece giocate con due o tre avversari, la cosa migliore è puntare su i set rossi e marroni. Il set blu può essere utile per i primi turni, ma alla lunga non vi farà vincere. Se invece giocate con più di tre avversari, la strategia migliore è quella di acquistare i set verdi. Perché i set marroni potrebbero essere utili? Perché se ci fate caso, i set marroni e quelli rossi sono quelli che si trovano subito dopo la prigione, che è la casella più visitata. Quindi quando un giocatore esce di prigione, ci deve per forza passare su quelle caselle. E chi passa su prigione più volte di quanto passi sulle altre caselle, è molto più probabile che dopo la prigione passi sulle vostre caselle. Inutile dirvi che i set rosa non servono a niente. Questo non ci volevo io per saperlo, però è sempre utile. Qual è la scelta migliore invece per case e hotel? La scelta migliore è costruire tre case. Questa risposta ha due ragioni. La prima è economica. Tre case sono la scelta più intelligente da fare, perché l'investimento di tre case si riesce a recuperare in massimo 20 turni, mentre per una o due case circa 40-50, mentre per l'hotel invece è circa 30 il numero di turni che bisogna aspettare per rientrare dell'investimento. La seconda ragione invece è anche di furbizia, di astuzia. Se voi mettete tre case un po' ovunque, vuol dire che la banca non avrà tante case da dare ai vostri avversari, per cui loro non riusciranno a edificare. Quindi è come se steste anche stoppando gli avversari. Riassunto delle strategie. Puntate alle proprietà blu all'inizio e poi successivamente concentratevi su marroni e rosse. Se siete in tante persone, concentratevi anche su quelle verdi successivamente. Parco della Vittoria, dimenticatevelo. Se non avete abbastanza soldi per comprarlo, non lo fate, altrimenti i vostri investimenti verranno buttati giù dal Viale dei Giardini. Quando edificate, edificate subito, appena potete, tre case, così vi rientrano più velocemente gli investimenti. Bene. Questo era tutto per oggi, noi ci vediamo in un prossimo video.